con degli estranei in una casa piano terra, senza terrazzino, con le sbarre alle finestre. Quindi, oggi volevo raccontarvi. Ciao! E dondolavo e facevo girare questa cosa nell'orecchio continuamente e che griderebbe autismo. Oggi volevo raccontarvi come mi sono accorta di essere autistica, molto semplicemente. Chiaramente sono nata autistica e qualcuno mi ha chiesto: ma scusa, ma autistici non si nasce? Sì, io me ne sono accorta a 40 anni, ma ero autistica anche prima, quindi questo non sarà un video sui tratti autistici di cui nessuno si è accorto fino a 40 anni, ma quando è che ho messo insieme i pezzi ho iniziato a sospettare di essere autistica. Se volete un video con i tratti che sono passati sotto radar per 40 anni, fatemelo sapere, ma è tutto un altro argomento. C'è un motivo per cui ho fatto prima il video sulla talassemia e com'è stato per me crescere con la talassemia. Perché il fatto che io fossi diversa dagli altri era talmente palese che non è che c'è stato un momento in cui mi sono accorta di essere diversa dagli altri. Sono nata diversa dagli altri, sono sempre stata diversa dagli altri. Ragion per cui non era quello per me l'indizio: ah, sei diversa dagli altri, c'è qualcosa che non va. No, io l'ho vissuta in maniera decisamente diversa perché sono diversa dagli altri e c'è qualcosa che non va, è abbastanza chiaro. Solo che questa cosa aveva un altro nome, quindi non avevo bisogno di trovare un nome specifico per la mia diversità, perché ce l'avevo già. Diciamo che quando hai una bambina, un bambino, un figlio, comunque quando c'è un bambino disabile, è ovvio che cresca in maniera diversa dagli altri e che quindi anche i processi di apprendimento siano diversi, cioè dai anche un po' per scontato che sia viziato, quindi probabilmente. Boh, sono stata vista come viziata in tante occasioni o come, beh, poverina, sta passando delle cose, quindi magari ha delle peculiarità caratteriali o il modo in cui è cresciuta o che ne so, gli altri mica te lo vengono a dire quando sei strano, cioè semplicemente prendono atto che sei strano e prendono le distanze, non è che stanno lì a dirti: ah, però c'è questa stranezza in te, i feedback. Non te li dà mica nessuno. La sensazione crescendo è stata come quando sei troppo piccolo per fare certe cose e troppo grande per fare delle altre. Quindi stai passando quella fase di età in cui ti dicono continuamente: ma non sei un po' grande per quello? E continuamente ti dicono: no, sei ancora troppo piccolo per questo. Ecco, io con le mie peculiarità ho attraversato questo tipo di ambiguità, cioè nel senso tutti pensavano che fosse dovuto alla talassemia, però nessun altro talassemico era come me. Generalmente io vivevo questa ambiguità, cioè che molte cose che per tutti erano attribuite alla talassemia, poi andando a vedere non c'entravano niente con la talassemia. Però a parte questo, comunque sappiamo benissimo che ci sono le differenze individuali su come uno vive non solo la propria condizione, ma questo vale anche chiaramente per come le malattie si manifestano sulle persone. Il momento in cui ho messo insieme i pezzi e ho iniziato a pensare potrei essere autistica arriva come ultima considerazione dopo un periodo abbastanza lungo. Quindi c'è da fare una premessa contestuale di che periodo che stavo passando. Cioè, io veramente non ho messo insieme i pezzi fino alla pandemia. Che ha cambiato la vita di un sacco di persone, compresa la mia. Premessa di contesto: io sono figlia unica di genitori anziani, mia madre è morta nel 2015, i miei vivevano in Sardegna, hanno vissuto tutti e due in Sardegna fino alla morte, mentre io mi sono spostata e ho vissuto in diverse città. Vabbè, adesso sto a Roma, ma all'epoca, quando è morta mia madre, io stavo a Firenze. Mio padre, che ha una situazione sanitaria molto complessa e esigenze. Vabbè, io non sono un clinico diagnostico, ma sospetto che mio padre fosse l'autistico in famiglia, cioè nel senso i tratti, i miei tratti che poi sono stati determinanti per un esito della valutazione in senso positivo, sono tutte caratteristiche che sono identiche a quelle di mio padre, quindi che io ho sempre pensato essere tratti caratteriali che avevo preso da lui.
E quindi mi portano a pensare che probabilmente fosse autistico anche lui. Quando è morta mia madre, io ho cercato di mantenere la mia vita perché la tentazione era quella di tornare e occuparmi totalmente di mio padre. Ma sappiamo, abbiamo saputo, tutti sapevano, è una cosa accertata, che io non avrei avuto le forze e le energie per occuparmi di lui a tempo pieno, perché era veramente un lavoro a tempo pieno. Infatti non è stata possibile un'altra soluzione se non quella che lui si trasferisse in una casa di riposo. Chiaramente potete immaginare che cambiamento possa essere stato per un autistico, anche anziano, la perdita del suo punto di riferimento di una vita, perché i miei genitori hanno vissuto insieme 40 anni, e anche il cambiamento proprio pratico di stile di vita che ti porta il vivere in una comunità. Ha cambiato tre case di riposo in 3 anni. Mio padre è rimasto lucido fino alla fine, quindi la cosa buona è stata che il peso delle decisioni non era totalmente su di me, anche se chiaramente è stato un periodo molto difficile per entrambi. E quindi era molto difficile per me portare avanti la mia progettualità, con il pensiero di avere sempre un piede in Sardegna. Ma siamo andati avanti questi 3 anni. Quando lui poi è stato male, io ho mollato tutto, ho lasciato la casa che avevo qua a Roma, i progetti che avevo in attività qua a Roma, e mi sono spostata in Sardegna. E lui è stato allettato un mese praticamente e poi ci ha lasciato. E quindi io poi mi sono dovuta ritrovare un'altra stanza qua a Roma, ritrasferire di nuovo a Roma in un momento di grandissimo dolore, di grande lutto, che è così per la vita di chiunque. Chiaramente gli autistici, come vivono tutto in maniera diversa dai neurotipici, probabilmente vivranno anche questo in maniera diversa, ma la depressione post lutto è una cosa che ci accomuna come esseri umani, quindi io stavo passando sicuramente un periodo di fisiologica depressione e di elaborazione del lutto, il rapporto con mio padre, poi pensate, il rapporto con un padre, insomma, va bene. Quindi è stato molto difficile, sono stata molto fortunata, molto benedetta dalle persone che conoscevo, perché ho mobilitato chiunque per aiutarmi a trovare una stanza a Roma, l'ho trovata e sono di nuovo andata a vivere in un appartamento condiviso. Anche lì, se volete sapere le mie esperienze negli appartamenti condivisi, io ho cambiato, ho fatto un conto, aspetta. Ho proprio fatto un conto numerico. Oh, ma non è qua. Ehi. Dunque, ho vissuto. Questa è la 21esima casa in cui vivo e ho vissuto in totale più o meno 53 coinquilini. Quindi ho trovato una stanza in un appartamento condiviso con altri 4 coinquilini. Vabbè, che dire, la cosa da sapere è che con questi coinquilini, tranne una che era una studentessa universitaria che durante il primo lockdown chiaramente è tornata a casa, quindi siamo rimasti in quattro. Con questi quattro coinquilini ho condiviso il primo lockdown e tutti sappiamo che cosa è stata la convivenza durante il primo lockdown per tutti noi. Quindi non credo davvero che sia successo qualcosa di diverso di quello che possa essere successo nelle case di chiunque. È stato molto faticoso per tutti, suppongo. C'è chiaramente da dire che io stavo con degli estranei in una casa piano terra, senza terrazzino, con le sbarre alle finestre. Quindi, quando è partito il primo lockdown, stavo appena ricominciando a recuperare le energie, mi ero appena riscritta in palestra, avrò fatto un mese di palestra e improvvisamente di nuovo chiusi in casa. È stato veramente molto sovraccaricante per me, molto faticoso. Adesso posso dire sovraccaricante, prima non sapevo neanche che cosa significasse questo termine. E quindi la cosa che mi ha colpito di più è stato che io sono sempre stata molto sensibile ai suoni e alla luce, ma in quella casa la mia sensibilità soprattutto ai suoni è diventata molto più evidente, diciamo così. Poi non so, se arriva un momento in cui uno pensa ho bisogno di uno spazio mio, comunque nella vita. Per me è sempre stato molto difficile perché essendo una donna single senza contratto a tempo indeterminato, con anche un certificato di disabilità, trovare, a parte una casa a Roma che non so se vendendo un rene sia possibile ottenere un affitto a Roma perché costano tantissimo. Comunque sono tutte arredate e io invece avevo bisogno di una casa con lo spazio per portare i mobili che avevano salvato dalla casa di mia madre. Quindi, insomma, per una serie di coincidenze di fattori, per me è sempre stato molto difficile trovare una casa adeguata, soprattutto dentro Roma, in cui vivere da sola. Ma alla fine del primo lockdown è stato assolutamente per me
necessario trovare il modo di ottenere questa cosa perché era fondamentale, soprattutto perché vi ricordate, tutti avevamo questo pensiero che ci saremmo tornati in lockdown, che era tipo una pausa estiva e che però non avevamo ancora il vaccino, quindi pensavamo, io pensavo perlomeno che sarebbe tornato. E quindi il pensiero di ritrovarmi di nuovo in una situazione di simile precarietà con persone fondamentalmente strane, per quanto uno cerchi di stabilire un rapporto sono comunque estranei e ho trovato questa casa, quella in cui vivo adesso, che è appunto la mia 51esima, no, è la mia 21esima casa. Sono due stanze con un terrazzino abbastanza grande e la vista mare, nel senso io esco i quattro, faccio pochi passi e sono al mare. Questo per me è stato fondamentale. Chiaramente però trasferendomi qua, non solo il cambiamento del trasloco, ma anche il fatto che ho radunato tutte le mie cose che avevo sparse per il mondo, un po' da zia, un po' qui, un po' lì, i mobili che ho salvato da casa di mia madre, tutti i ricordi di una vita, è arrivato tutto qui. Dovevo finire di arredarla, per cui quando mi sono trasferita qui non avevo neanche il letto e in più, piccolo particolare non trascurabile, avevo adottato un cane. Ora, anche quella del cane è una storia a parte, però ecco, non l'ho scelto questo cane, perché non ero, la situazione di stress enorme che stavo vivendo non era tale da permettermi la lucidità di fare un ragionamento pensato su che quale cane sarebbe stato più adatto a me, in quali situazioni, come, quando. Niente, sono ritrovata sto cane, sono preso un cane traumatizzato e traumatizzante. Ed è stato per me ancora più difficile. A quel punto, proprio la parte sensoriale è stata quella che più evidentemente è diventata dirompente per me, perché la mia sensibilità ai suoni e alla luce è diventata insopportabile, insostenibile. Mi faceva male anche il riflesso, ormai mi fa male sempre, però mi rendevo conto che mi faceva male anche il riflesso della luce sul ghiaino quando portavo il cane a fare la passeggiata. Questo era incredibile per me, cioè era come se improvvisamente il mondo fosse troppo rumoroso, troppo luminoso, troppo pieno di cose e non riuscivo a distinguere se era per l'assenza di stimoli dovuta al lockdown. Ero assolutamente confusa e il cane che abbaiava per ogni stimolo, che non riuscivo ad educare, che era iperansioso e sempre iperallerta, aveva questa tensione costante che io assorbivo probabilmente. Mi ha mandato completamente in quello che adesso so essere un burnout autistico, che si differenzia da un burnout di una persona neurotipica, perché normalmente si parla di burnout nella persona neurotipica come associato all'ambiente lavorativo, per cui vai in burnout lavorativo e chiaramente questo influisce anche sulla tua vita quotidiana, però fondamentalmente il burnout nella società dei neurotipici è considerato come un esaurimento lavorativo. Quello che invece viene confidenzialmente chiamato burnout autistico è un burnout che deriva da anni, una vita nel vivere e cercare di adattarsi ad una società e a un modo di vivere, degli schemi anche interpretativi della realtà che non sono i tuoi e che quindi è una fatica. È come parlare continuamente una lingua straniera e interpretare la realtà con parametri che non sono i tuoi ed è estremamente faticoso, soprattutto se vivi una vita che non rispetta anche involontariamente. Torniamo lì, ci sono persone che sono autistiche e continuano a non saperlo mai perché conducono una vita che involontariamente comunque rispetta i loro bisogni in quanto persone autistiche, mentre io a Roma, no, vabbè, non lo so come, per boh, non lo so, mi sono esaurita. Ad un certo punto io non sapevo più se avevo mangiato adesso, diverse ore fa, cosa ho mangiato quando ho preso le medicine. Mi svegliavo la notte, non sapevo che ore erano, se era mattina, se era già mattina o che cosa. Completamente disorientata, molta difficoltà, fatica a mettere insieme i passaggi per fare delle cose che invece normalmente per me, anche adesso, sono automatiche, come per esempio cucinare, metti la pentola, metti l'olio, metti gli aromi, metti la carne, la fai soffriggere, aggiungi le verdure, tappi, sale, tappi.
non era, cioè, mezz'ora a fissare i fornelli, che cosa devo fare, cioè, non riuscivo, una fatica proprio, io avevo la sensazione che il mio cervello andasse con la manovella, proprio, e c'erano delle scimmiette che facevano tantissima fatica per girare questa manovella. La prima cosa che ho pensato era di avere un tumore al cervello. Mi è venuta una roba al cervello. Soprattutto perché questo è un aggravamento, chiaramente. Questa casa in cui sono venuta a vivere in affitto aveva già i lampadari. Ora, questo lampadario di questa camera io l'ho cambiato, perché ad un certo punto, dopo un mese che ho dormito in cucina nel divano letto, e non dormivo, non dormivo più, non capivo più, non riuscivo più a capire perché non dormivo, non stavo male, non avevo più orari. Da quando mi sono trasferita a dormire in questa camera, mi sono accorta che il problema era il lampadario a LED, perché i LED trattengono la luminescenza, e quindi di notte era come avere la luna accesa sul soffitto, cioè in camera mia non c'è mai buio. Ho detto, ma io devo dire, sono sempre stata famosa per essere una che vede al buio come i gatti. Chiaramente non è vero, cioè è semplicemente che mi basta pochissima luce per capire e vedere dove sto e cosa sta succedendo. Ho scardinato la lampada al soffitto e chiaramente ho iniziato a fare ricerche sulle luci, sui LED, e lì con le ricerche sulla sensibilità sensoriale hanno iniziato a venire notizie sull'autismo. Ed effettivamente ho messo insieme questa cosa con delle riflessioni che ho fatto durante il primo lockdown. Aspetta un secondo, ma io ho 40 anni, non ho una casa mia, non ho parenti prossimi, non ho relazioni amicali importanti, non ho un gruppo di amici, non ho una persona accanto, non ho una carriera. C'è qualcosa che non va. Eppure ho un'alta autostima e una discreta consapevolezza delle mie capacità, delle mie caratteristiche. Com'è possibile che io... Cosa è andato storto? Cos'è successo? Questa era una riflessione che ho fatto al primo lockdown, ma che chiaramente mi è tornata come un boomerang nel momento in cui io ho trovato che la sensibilità sensoriale era molto diffusa fra le persone autistiche. Ma ciò che proprio ha fatto illuminare la lampadina sono stati i meltdown, quelle che io chiamavo le crisi, e non sapevo che cos'erano e in che modo, e c'ho le crisi, i momenti che io adesso posso chiamare di sovraccarico. Io avevo proprio delle crisi emotive fortissime, in cui piangevo a singhiozzi molto forte e... sola, in una casa in cui non c'era nessuno neanche dall'altra parte del muro, in cui non mi poteva osservare nessuno. Probabilmente il mio corpo ha sentito una libertà che non si era concesso precedentemente, e io mi sono trovata a piangere una maschera di muco e lacrime, a singhiozzi fortissimi, facendo questa cosa qua. E nel momento in cui il mio corpo automaticamente, per calmarsi, ha iniziato a fare questa cosa qua, io ho iniziato a pensare, aspetta, mi ricorda qualcuno? Vi ricordo che io sono un'educatrice, un'insegnante di sostegno. È paradossale questa cosa. Quindi ho avuto a che fare con delle persone autistiche in passato. È veramente ironico se ci penso adesso, ma chiaramente per me non era possibile riconoscere l'autismo dagli studi che avevo fatto, perché se volete un giorno facciamo un video anche su questo, perché comunque è chiaramente sempre stato descritto da persone neurotipiche, quindi per una persona autistica, soprattutto adulta, che comunque è arrivata a un certo punto nella vita senza che nessuno se ne accorgesse, che... qualcosa di strano. Questa cosa, che poi ho scoperto chiamarsi stimming, era per me di un sollievo infinito. Era veramente, cioè, ho iniziato ad esplorare dei modi, ho trovato il fidget spinner di quando ero ragazzina tra le cose portate qua in questa casa. E io veramente dondolavo e facevo girare questa cosa nell'orecchio continuamente, era lo spostamento d'aria e il rumore del fidget spinner che mi calmavano tantissimo, e questa è veramente una di quelle cose che gridava autismo e che griderebbe autismo
chiunque. Io chiaramente nelle mie, tra le mie ricerche mi sono imbattuta in divulgatori e attivisti autistici della comunità anglofona, e quindi ho anche avuto la possibilità, cosa che probabilmente 10 anni fa non sarebbe stata neanche pensabile, ho avuto accesso a materiali di prima mano, cioè dell'autismo raccontato dall'interno, perché appunto non, altrimenti sarebbe stato davvero difficile per me riconoscermi in questa comunità. Grazie all'aiuto anche diretto, perché comunque sono persone che mi hanno risposto e che hanno avuto un ruolo abbastanza importante, lì veramente mi sono riconosciuta e ho detto ok, sono autistica, c'è un'alta probabilità che io sia autistica. A quel punto lì anche le cose a cui non avevo pensato, ma non direi la difficoltà di rapporto con gli altri, ma è proprio considerare che gli altri non stanno bene, perché la cosa è reciproca, quando i neurotipici ci guardano e pensano se fa così vuol dire che non sta bene, è vero anche il contrario, se io guardo i neurotipici penso poveretti, non stanno bene, cioè, non... Ho acquisito una maggiore tolleranza nei confronti delle particolarità degli altri. Vuol dire che siamo semplicemente diversi, che non è una questione... La gente è matta. Sì, dal mio punto di vista sì, ma probabilmente anche io sono matta agli occhi degli altri, no? Per cui siamo solo diversi, non c'è nessuna patologia qua dietro. Poi chiaramente ci sono anche persone che hanno le patologie, ma non è questo l'argomento. Quali sono stati i passi del processo diagnostico? Credo che necessiti un video a parte, perché ho 2 diagnosi, non ero contenta di un'unica valutazione. Caspita, sì, sono autistica, però da lì ad avere un riconoscimento della condizione validato da una diagnosi, e anche dopo ci vuole un po' per... aspetta, sono davvero autistica, perché è una differenza di funzionamento, capire se sei nata e sei così, è proprio il modo in cui funzioni, non è una malattia, quindi non è tu hai una serie di sintomi, vai dal medico e ti dà una diagnosi e tutti questi sintomi rientrano finalmente dentro una diagnosi. Qua invece è il tuo essere, è proprio il modo di organizzare le informazioni, il tuo modo di percepire la realtà, quindi è proprio una ristrutturazione del sguardo che avevi nei confronti di te stesso, che usavi uno schema interpretativo neurotipico per interpretare te stesso e i tuoi comportamenti, e invece devi usare un altro schema interpretativo. I comportamenti sono gli stessi, quello che è successo non cambia, quello che pensavi non cambia, cambia probabilmente il fatto che tu tante cose le hai interpretate esattamente come all'epoca ti sembrava, come un neurotipico diverso dagli altri, e invece sei un normalissimo autistico. E con questo vi saluto e vi do appuntamento alla prossima volta. Fatemi sapere quale volete che sia il prossimo racconto, perché ce ne sono veramente tantissimi. Grazie di avermi ascoltato anche oggi. Se vi fa piacere iscrivervi e mettervi un like, ma soprattutto lasciatemi un commento, voglio conoscervi. Che cosa, come, chi siete? Tu sei autistico. Ciao!